Un altro ventenne della Vallata del Lagno finisce nella rete di controlli dei carabinieri della compagnia di Valdagno, impegnati nei servizi sulle strade anche lo scorso fine settimana, dopo l'episodio di Maglio di Sopra, con un 19enne a coltivare in proprio stavolta la marijuana, è saltata fuori addosso e in casa di un ragazzo di Trissino, di un solo anno più vecchio, per un totale di circa 65 grammi di derivati dalla cannabis. Oltre alla discreta quantità di droga leggera, la presenza e il successivo sequestro sia di materiale atto al confezionamento delle bustine di sostanze illecite, sia di un bilancino di precisione, hanno costituito elementi fondanti l'accusa che ha portato alla denuncia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto ciò significa che, secondo i militari della stazione di Trissino, che hanno fermato GT, ieri sera intorno alle 22 in zona industriale, il ventenne non sarebbe un mero consumatore di marijuana, solo da segnalare il prefetto di Vicenza, ma un piccolo spacciatore della zona, punto di riferimento per coetanei e altri ragazzi più giovani. Anche minorenni, forse. I sospetti sono emersi quando, al controllo della vettura su cui era alla guida, lo stesso automobilista si era dimostrato in apprensione con un po' di nervosismo. A metterlo spalle al muro, in modo figurativo, è stato l'aroma di Maria percepito nell'abitacolo dai controllori, che hanno fatto così scattare la perquisizione personale.